I turisti cominciano ad affluire nell'ex residenza di Nicolae Ceaușescu. Il palazzo si trova nel quartiere Primavera, a nord di Bucarest. Fu la dimora ufficiale del dittatore fino a che non venne giustiziato 27 anni fa insieme alla moglie Elena, poco dopo la caduta del muro e del regime comunista in Romania. Alcune centinaia di persone hanno potuto visitare le stanze, compreso il bagno con le rubinetterie in oro massiccio. Il commento di un turista tedesco. È una buona idea di aprire il palazzo al pubblico, soprattutto per i rumeni che possono vedere in che atmosfera di lusso decadente vivevano i Ceaușescu. Sì, decadenza è la parola giusta. Ho visitato il palazzo dello Scià di Persia a Teheran, ma questo è più interessante. Tra l'altro, il dittatore aveva una sala cinematografica privata. Ceaușescu rimase al potere in Romania per 25 anni. Negli ultimi 10 del suo regime, i comuni cittadini erano ridotti al razionamento del cibo e dell'energia elettrica.